Ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Allora, oggi vi faccio vedere quelle che sono state le scoperte dell'ultimo periodo e questa volta parliamo non solo di scoperte make-up, ma bensì anche di un paio di scoperte che esulano questo mondo. Perché, e cominciamo subito con la prima abbinata di prodotti, come sapete, cioè non so se lo sappiate, però io ho sempre avuto fin da piccola un'ossessione per gli orologi, cioè. Scherzi a parte, ho sempre avuto orologi in vita mia. Oltretutto, io porto l'orologio sul braccio destro, cosa probabilmente inusuale, però faccio come mio papà, anche lui ha sempre indossato l'orologio sul destro, quindi ho preso da lui. Comunque, sono stata contattata dal brand Cluse, che ha voluto gentilissimamente inviarmi un orologio da provare, della loro. Potevo scegliere in tutto il catalogo. E come dire di no a queste occasioni? Sapete che non mi posso tirare indietro perché così come colleziono trucchi, sto seriamente cominciando anche a collezionare orologi e anche occhiali da sole, un'altra cosa per cui vado matta. E oltretutto sto cercando di mettere su anche una piccola collezione di accessori e gioielli. Pertanto ho avuto anche la fortuna di poter scegliere un gioiello a mia scelta e quindi vi faccio vedere l'abbinata che ho deciso di per cui ho deciso di optare, che sono questo orologio bellissimo con il quadrante squadrato, cosa che mi mancava nella mia collezione perché i miei sono tutti classici, nel senso sono tutti il quadrante tondo. E in questo caso ho deciso di scegliere il colore oro rosa, quindi è un rose gold, sia per quanto riguarda il quadrante che per la specchiatura interna, dopo ve lo faccio vedere anche da vicino. E a ciò, vabbè, comunque ha poi, scusate, il cinturino in pelle color cognac, quindi è super classico, elegantissimo. E a ciò ho potuto aggiungere questo bracciale rigido, elegantissimo anch'esso. Questo ha un, come si dice, è d'oro praticamente come colore. E poi ha queste due incastonature che sono praticamente marmorizzate, però ve le faccio vedere da vicino. Allora, intanto ecco l'orologio. Vedete cosa intendevo quando dicevo che ha una specchiatura all'interno del quadrante? Molto particolare, ma molto raffinato secondo me. Poi questo cinturino di questo colore lo vedo molto raramente, però sta bene praticamente con tutto, letteralmente. E veramente per me è super chic, ma anche ottimo per tutti i giorni, senza risultare troppo elegante. Mentre il bracciale è fatto così, quindi vedete che ha la montatura. No, non ha la montatura, che come si chiama? Praticamente la parte del bracciale è dorata e poi ha queste due cose, praticamente, che hanno questo effetto marmorizzato e secondo me, vabbè, a parte che il marmo è super di moda e non so, non passerà mai probabilmente come trend, però secondo me è abbastanza delicato, elegante e appunto si associa piuttosto bene anche all'orologio che adesso vi faccio vedere insieme. La voilà! Cioè, guardate che belli! E poi potete accessoriarli come volete. Oltretutto hanno un sacco di gioielli interessanti di Cluse, ma anche altri modelli di orologio che secondo me sono bellissimi e senza tempo. E poi vi lascerò il link giù nell'info box se volete acquistarli. Quindi sì, questa era la parte, diciamo, di preferiti a livello di accessori. Credetemi se vi dico che ho la fissa per gli accessori. In particolare non porto tante collane, il mio anello è l'unico che ho, di solito è quello di fidanzamento, però poi indosso anche altri accessori ogni tanto, però scusate, bracciali e orologi sono i miei preferiti. Quindi questo è un input nel caso in cui vogliate farvi un regalo o farlo a qualcuno. La seconda scoperta del periodo invece è un libro. L'ho scoperto per caso in libreria, appunto sfogliando un pochino, sapete la sezione dove mettono tutto inerente l'arte, le foto, il design, eccetera? E poi ho trovato lui. Questo tomone, che si chiama Cromorama, è di Riccardo Farcinelli e della linea Einaudi, stile Libero Extra, presumo si chiami. Comunque è un bel tomone, è costato 24 euro, quindi neanche particolarmente economico. Però questo, io di solito acquisto sempre romanzi, ne abbiamo anche già parlato in passato. Però io ho anche una fissa per i libri da tavolino, cioè se avete in salotto li mettete lì, se avete ospiti li sfogliano, eccetera. Vi ho anche fatto vedere i miei preferiti. Quindi questo pensavo che sarebbe stata un'interessante aggiunta alla mia collezione, ma molto di più è un'interessante aggiunta proprio perché è un libro comunque completamente descrittivo, nel senso che avete sia immagini, ma proprio testo, nel senso che è un libro che potete leggervi e parla praticamente di come. Praticamente, smetterò di dire praticamente, di come il colore gioca un ruolo molto importante nella nostra vita e di come un po' tutto
ma a livello sia di cinema, di pubblicità, di accessori, di oggetti, sia accuratamente stato studiato per appunto indossare quei determinati colori, e ciascun colore praticamente ha un significato diverso e i colori riescono a farci fare cose senza neanche che noi lo sappiamo. Comunque, detto ciò, io mi sono espressa estremamente male. Vi consiglio di darci una letta. Dopo, se volete, vi lascio, anzi, qua, vi lascio qua in sovraimpressione se volete mettere in pausa e leggervi la trama praticamente del libro, così almeno vi fate un'idea di che cosa parla esattamente. Ma in tutto ciò, siccome sono seriamente appassionata al colore in sé per sé, quindi io sono un'amante anche di arte, di pittura, di fotografia, oltre che chiaramente di make-up, ho pensato che si trattasse di una lettura piuttosto interessante e quindi l'ho acquistato, ho iniziato a leggerlo qualche giorno fa e trovo che sia una lettura estremamente intrigante, appunto, ogni tanto anche un po' inquietante perché vi rendete effettivamente conto di come le nostre menti siano facilmente lavorabili con dei piccoli dettagli. Quindi, secondo me, se anche voi siete appassionati del colore in tutti i suoi aspetti, vi consiglierei di darci un'occhiata e casomai di acquistarlo perché è una lettura veramente, veramente particolare. Bene, invece adesso passiamo al reparto make-up, che è forse quello che interessa più di voi. Inizierei con l'ultimo acquisto fatto. Non voglio intitolare questo video i preferiti del mese perché sono anche cose che sono arrivate di recente, ma che ci tenevo comunque a mostrarvi perché magari in edizione limitata oppure perché so già che mi piacciono. Comunque, l'ultimo acquisto fatto di cui vi ho accennato su Instagram e in tanti avete tirato a indovinare, nel senso che vi ho detto che avevo fatto un acquisto estremamente costoso, e probabilmente stupido, cioè stupidamente costoso. E in tante di voi avete detto la nuova palette di ombretti di Huda Beauty, oppure il Dyson, il nuovo asciugacapelli, e invece no, ragazzi, l'acquisto che ho fatto, che ha un prezzo stupidamente alto, è la nuova palette di Hourglass. Tantadà! Allora, io ho acquistato già l'anno scorso la palette uscita in edizione limitata per Natale e che si presentava così, quindi praticamente pack uguale, se non per il fatto che qua c'è scritto Hourglass su e questa invece ha la H, il nuovo simbolo con il coniglietto, perché questa è la nuova versione di palette completamente vegan. Comunque l'anno scorso acquistai questa, la volevo perché ne avevo sentito parlare talmente tanto di polveri e altro che ho detto vabbè dai, la tento. Ha un prezzo elevatissimo, perché su Sephora costano 75 euro. Però la cosa positiva è che potete applicarci lo sconto del 20 su se vi può consolare. Comunque la palette dell'anno scorso è in questo stato, nel senso che adesso da lì non vedrete molto bene, però questa che è la cipria, quella giallina molto pallida, l'ho consumata tantissimo. E poi adoro il bronzer, adoro l'illuminante, adoro i blush, insomma è una palette che sfrutto quotidianamente tantissimo e vi devo dire che secondo me a livello di qualità, se li avete da spendere, potete comprarla a cuor leggero perché, cioè non questa dell'anno scorso chiaramente, però queste secondo me sono fatte veramente bene e oltretutto se non volete spendere più di 50 euro per un'unica cialda, queste sono una soluzione non economica e non conveniente, però una soluzione che vi permette di provare più di una polvere in una volta sostanzialmente. Quindi la versione di quest'anno, in realtà ne sono uscite due, una che è la volume 4 credo di questa linea qua, che però non ho acquistato perché è estremamente simile come proposta di toni a quella dell'anno scorso. E poi è uscita la Unlocked, che adesso vi farò vedere, cioè mi ha rapito il cuore. Eccola qua. Presenta praticamente 6 tonalità di nuovo, che però sono molto più particolari secondo me, perché già a partire dai blush, dalla terra, eccetera, non hanno quell'effetto marmorizzato, quindi non si vede la netta distinzione di due colori che poi mischiate insieme e ottenete un'altra tonalità, bensì sono abbastanza cioè toni abbastanza uniformi, ecco. Quindi si ritrovano una cipria, un'altra cipria, cioè sapete le loro ciprie setting che comunque sono luminose, un bronzer, un illuminante in questa formula che vi dico probabilmente è stato il motivo principale per cui ho deciso di acquistare questa palette e due blush. L'illuminante credo sia della stessa formula di cui l'anno scorso uscirono i Triss di illuminanti ed è oltretutto quello che indosso oggi ed è 10 volte più potente di quello appunto presente nell'altra palette. La cipria, questa qua più chiara, non è chiara quanto il mio tono di pelle, però qua ultimamente sto usando dei fondi abbastanza chiari perché siamo in inverno e questa tende a darmi un
pochino di salute quando la applico, nel senso da non sembrare troppo fantasmino. E poi questi li uso entrambi come bronzer, mischiati insieme per dare un effetto un po' più soffuso, e questi blush sono bellissimi. Quindi ci tenevo a parlarvene perché è un'edizione limitata ed essendo comunque prodotti molto amati, di solito terminano anche abbastanza in fretta. Quindi volevo semplicemente dirvi che se anche siete molto pallide come me, riuscite ad utilizzarla, perché chiaramente l'illuminante non è un Mary Lou, nel senso non è chiaro quanto un Mary Lou, però io non ho problemi ad utilizzarlo. Stesso discorso per tutti gli altri prodotti. Se volete un video dedicato, se volete vederla in azione, in un Get Ready With Me, lasciatemelo scritto sotto che chiaramente lo farò molto volentieri. Acquisto costosissimo, però è una chicca che mi volevo togliere perché ho resistito fino all'ultimo e poi ho detto no, la voglio e quindi me la sono presa e non me ne pento perché queste mi piacciono tantissimo e le uso veramente tanto. Poi la scoperta, scopertona, scopertissima dell'ultimo periodo è stato l'Hangover Rx di Too Faced, il famigerato primer di cui si parla ormai da anni perché non è un prodotto nuovo, ma che io ci ho messo veramente tanto a provarlo. Acquistato oltretutto nella mini taglia da 20 ml. E non l'avevo mai considerato perché lo dichiarano un primer idratante e come ben saprete la mia pelle è comunque mista, quindi si lucida molto nella zona T, almeno in estate, poi in inverno si tiene un po' sotto controllo. Però la particolarità è che questa è una linea senza siliconi, quindi un primer che non va ad occludervi i pori. L'ho voluto provare e ragazzi, è stata la rivelazione. Intanto ha una consistenza cremosa, quindi sembra proprio una crema idratante, ma un idratante che si assorbe comunque immediatamente. Lascia un effetto un po' sticky, un po' appiccicoso inizialmente, però fa sì che il fondotinta ci scivoli sopra e ci rimanga ben aggrappato in una maniera impressionante. E oltretutto funziona molto bene con i fondotinta più opachi, proprio per la sua caratteristica di essere comunque un po' più idratante. Non mi va a lucidare la pelle e fa sì che il mio fondotinta rimanga intatto e opaco tutto il giorno. Quindi, se anche voi avevate un po' timore riguardo al fatto che si tratta di un primer idratante, io vi consiglio di provarlo. Provate la mini taglia, prendetela col 20% di sconto, innamoratevene perché sarà così. E io appena la terminerò voglio assolutamente prendere la full size e far sì che la nostra liaison duri in eterno. In quest'ultimo periodo ho avuto un'overdose di Too Faced, nel senso che non so cosa mi sia preso, ma ho voluto provare un miliardo di loro prodotti, visto che fino ad oggi avevo soltanto la palette, la Sweet Peach. Quindi, sapendo anche la fissa che ho con i fondotinta, mi sembrava più che giusto provare finalmente anche il fondotinta Peach Perfect, di cui ho sentito veramente parlare tantissimo e benissimo. Si tratta di un fondotinta Comfort Matte, come lo descrivono, infuso con pesca e crema di fico, credo. Comunque, in sostanza, si tratta di una formulazione abbastanza tra il fluido e il cremoso, ma dal finish completamente opaco. Ma la cosa particolare e meravigliosa di questo fondotinta è che è letteralmente comodissimo da indossare, nel senso che crea uno strato talmente sottile sulla pelle che però si fissa e vi opacizza a dovere, che però non vi dà fastidio, nel senso che di solito i fondotinta più opachi e coprenti, perché questo ha un'ottima coprenza da media ad elevata, di solito sono anche molto pesanti, molto sgradevoli da indossare. Arriva un certo punto della giornata dove volete struccarvi. Questo è delizioso da indossare, nel senso che potete anche tenerlo su 20 ore in una giornata e non vi darà fastidio e comunque rimarrà al suo posto. Se cercate un fondotinta dal finish opaco e gradevole da indossare, prendetevi questo e sotto utilizzateci il primer sempre di Too Faced e avrete una combinazione libidinosa. Io ve lo dico, provare per credere. Lo ricito un'ultima volta perché ormai vi ho fatto una testa così, però il correttore che ho riscoperto ultimamente è di Lancôme, della L'Effacer Longue Tenue, ed è un correttore meraviglioso. Si presenta in tubetto, avete un 15 ml di prodotto che è tantissimo. Ha oltretutto un SPF 30, quindi immaginatevi che io non vedo mai correttori con una protezione solare, qua ne avete una 30, quindi è bellissimo anche in estate.
E la peculiarità è che ha questa consistenza in crema gel, riuscita a lavorarlo benissimo anche solo con le dita, con una spugnetta se volete un effetto più leggero, modulabilissimo, nel senso che potete stratificarlo quasi a piacimento, diciamo, partendo da una coprenza leggero media fino a una buona coprenza medio elevata. E io ad esempio lo indosso oggi, applicato praticamente solo con le dita. Ed è, cioè, si assorbe meravigliosamente, non fa mai l'effetto cakey, pastoso, non si infila mai nelle rughette, poi se lo fissate adeguatamente tanto meglio, però è un correttore secondo me di cui si parla troppo poco e invece è un ottimo, ottimo, ottimo correttore. Secondo me lo potete sfruttare anche se non usate il fondotinta, semplicemente come lieve coprenza, diciamo, laddove ne avete bisogno con una spugnetta, lo potete lavorare un po' ovunque, perché ha proprio una bella texture, sembra più un fondotinta che un correttore, ed è questa secondo me la carta vincente. Poi ho riscoperto una cipria in mio possesso che è la RCMA The Original No Color Powder. Questa è famosissima sia all'estero ma ormai penso anche da noi ed è praticamente la cipria in polvere libera più scomoda del pianeta, nel senso che ha un packaging orrendo, ha semplicemente un tappo qua e dei buchi come fosse origano praticamente. Quindi per applicarla, come avrete visto nel mio ultimo video, cioè o ve la versate nel palmo della mano in un coperchio a parte per poi applicarla, però il vantaggio è che vi danno un quantitativo immane di cipria, cioè questa probabilmente, e non sto scherzando né esagerando, mi durerà fino alla fine dei miei giorni. Però la qualità, la caratteristica migliore di questa cipria è che è talmente sottile che se anche la utilizzate semplicemente per una spolveratina su tutto il viso o per fare baking, leviga perfettamente la pelle e fissa tutto che non si muove più. L'unica cosa, state attenti, la colorazione no color è veramente bianca, nel senso che ogni tanto noto anche su di me che se esagero con il quantitativo può essere che risulti un po' biancastra nelle zone dove la si applica. Però sono abbastanza sicura del fatto che la creino anche in altre colorazioni, quindi tenete presente questa cosa, però di per sé come qualità, come texture è fantastica. Due prodotti per il bronzing. Allora, da un lato sì, un altro prodotto di Too Faced, ve l'ho detto che sono diventata matta questo mese. Comunque ho ceduto finalmente allo Sweetie Pie Bronzer, che lo definiscono un Radiant Matte Bronzer, quindi un bronzer non completamente opaco, bensì leggermente luminoso, che è caratterizzato da questa cialda fatta praticamente a crostata, quindi avete dei punti di pesca e poi intrecciate delle strisce di terra, appunto, sia un po' più chiare che un po' più scure. Chiaramente io mischio il tutto insieme e lo applico sul viso. Non è il prodotto che indosso oggi perché ho usato per intero la palette di Hourglass per realizzare cipria, bronzer, illuminante e blush. Comunque di solito utilizzo questo. L'effetto è bellissimo perché su una pelle chiara come la mia ha questo. Grazie, diciamo, agli inserti pescati, vi fa questo effetto non troppo caldo, bensì un pochino più neanche rosato, un po' pescato, cioè è un ibrido tra un bronzer e un blush, però più tendente al bronzer, che dà questo effetto molto naturale, tra virgolette, perché su una carnagione chiara come la mia, quando applico il bronzer, chiaramente non risulta naturale, bensì si vede che ho applicato un prodotto make-up. Comunque, rispetto ad altri bronzer, questo è bellissimo. È bello poi perché ha una texture, molto soda, nel senso non è secca, ma è quasi un po' cremosa quando la prelevate con il pennello e fa sì che il rilascio di colore sia modulabile partendo da uno strato molto leggero ma costruibile per l'appunto, quindi è difficile anche sbagliare o applicarne troppo in un solo colpo, caratteristica che apprezzo tantissimo perché sapete che i bronzer possono essere maledetti proprio per il fatto di riuscire a esagerare troppo in fretta, quindi questo. Sono contenta di averlo comprato perché si è rivelato effettivamente un ottimo acquisto. Mentre la scopertona, da chi l'avevo visto? Oddio, l'ho visto da una youtuber e non mi ricordo da chi questo. Nel senso che l'avevo già acquistato. Sto parlando di Niod del Photography Fluid, l'opacità all'8% che è quello Contrasting System, quindi quello che è un pochino più marroncino per intenderci. Vi ho fatto tutto un video su questo e sul suo fratellino che è l'illuminante. Però sapete come ho cominciato ad utilizzare questo?
Non mi ricordo veramente da chi l'ho visto, ma ho visto una youtuber o inglese o americana che lo applicava letteralmente come bronzer. Ecco chi è, Jamie Page. Ecco chi era. Jamie Page Beauty, la canadese, l'ho vista proprio che usava questo con un pennello tamponato sul perimetro del viso e faceva un effetto bellissimo. Ho spento il televisore, sono corsa alla mia scrivania e ho provato ed effettivamente si presta benissimo. Ne metto una goccia sul palmo, cioè sul dorso della mano, prendo un pennello abbastanza morbido, miscelo bene, poi vado a massaggiarlo sul viso e ragazzi, cioè per quanto non ci credessi, si lavora benissimo finché è ancora umido, si sfuma benissimo e l'effetto è veramente bello, nel senso che chiaramente trattandosi di un liquido non avrete mai l'effetto polveroso, si fonde bene 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 con la pelle, non mi sposta il fondotinta al di sotto e l'effetto che lascia è proprio di pelle naturalmente abbronzata. Quindi, laddove inizialmente avevo provato ad utilizzarlo su tutto il viso, cosa che scarto ormai a priori, utilizzato come bronzer così proprio localmente, scopertona del secolo. Quindi, se lo avete o se volevate comprarlo per questo motivo, ve lo consiglio vivamente perché è un eccezionale prodotto. E niente, sono contentissima perché non sono economici questi prodotti, cioè costano più di 20 euro, 26, 25 se non erro. Avevo paura che mi sarebbe marcito nel cassetto, invece no, ho riscoperto così ed è stato meraviglioso. Per quanto riguarda gli occhi, invece, la scoperta più bella fatta di recente è stato questo prodotto di Shiseido che vi ho già mostrato comunque in azione ed è uno dei nuovi Aura Dew, questo nella colorazione Lunar 01 ed è specificato che si può utilizzarlo su face, eyes and lips, quindi su viso, occhi e anche labbra. In sostanza, io lo utilizzo principalmente come topper sugli occhi perché la colorazione che ho scelto è argentata sostanzialmente, però si tratta di una specie, adesso io lo descriverò come ombretto, però è una texture quasi in gel, diciamo, perché quando la toccate è un po' freschina e altanto sembra quasi cremosa e spostata, riuscita a schiacciare un po' la cialda, diciamo, utilizzandolo. E l'effetto che si ottiene è praticamente questa base trasparente o semi-trasparente, perché poi più ne aggiungete di prodotto, più intensifica diciamo, la base argentea. Però praticamente vedete solo una miriade di micro brillantini super riflettenti, ma sono dei brillantini elegantissimi, cioè non i glitter, diciamo, quelli troppo chunky, troppo grossi, troppo grezzi. Sono finissimi, sembra letteralmente polvere di diamante, cosa che secondo me è super elegante e anche se applicato semplicemente su tutta la palpebra, senza nient'altro sotto, fa proprio quell'effetto raffinato, brillantinato ma raffinato, ecco, un brillantinato adulto. E se acquistate per dire la colorazione dorata, che credo sia la numero 2, secondo me è bellissima anche utilizzata come illuminante proprio per un pizzico di brillantinamento in più. E secondo me può essere paragonabile, lo dico senza averlo provato, però l'effetto può essere paragonabile al nuovo illuminante di Fenty Beauty. Sapete che ha fatto quello praticamente che è un tripudio di glitter sostanzialmente, però secondo me può essere simile l'effetto. Ultimissimo prodotto invece è il gloss che sto indossando anche al momento ed è di Fenty Beauty il Diamond Milk Gloss Bomb, che praticamente è semplicemente un gloss che sembra bianco dal pack, in realtà è trasparente con questo tripudio di glitter argentei all'interno che vi fa sembrare le labbra proprio specchiate. Se adesso le vedete molto chiare che è perché probabilmente sotto avevo ancora un po' di fondotinta sulle labbra, quindi le ha sbiancate un pochino di più, però è la stessa texture del gloss bomb originale di Fenty, diciamo, però con questo colore che o si presta benissimo come punto luce proprio sopra un rossetto per dare questo effetto un po' più specchiato, ma a me sinceramente piace indossato anche così, quando come oggi indosso un trucco sugli occhi un pochino più intenso e voglio tenere le labbra nude, per non cedere a un gloss rosato o a un gloss pescato, questa è la soluzione secondo me più logica, mi piace tanto, facile da riapplicare, buona durata, bello l'effetto, adoro i gloss di Fenty e pertanto andava citato perché è un prodotto bellissimo.
Comunque sugli occhi oggi ho realizzato questo look utilizzando la palette nuova di Nabla, la Poison Garden, e ho utilizzato semplicemente un paio di colori anche della Soul Blooming, che continua a rimanere penso la mia palette preferita di Nabla, se ve lo steste domandando. Comunque sì, ecco, volevo solo dirvi anche questo. E questo è quanto per i prodotti scoperti nell'ultimo periodo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, spero di avervi dato qualche spunto interessante. E come al solito, se volete condividere con me le vostre scoperte più recenti o qualche suggerimento, lasciatemelo come sempre scritto giù nei commenti e io mi assicurerò di leggere tutto. E intanto, vi mando un carissimo abbraccio, un saluto e spero tanto di rivedervi nel prossimo video. Ciao! Mua!